7 qua e altro. No, neanche a chiederlo in diretta. Dottor Marco, io scommetto allora, che già so. No, io non su sono... quale nome ricade la sua scelta? No, per me nessuno dei due, io sono... Ma io tu non tornerei... Marchi, ma non eri Capelli, no, hanno convinto, tu o sbaglio? Sì, no, beh, per me Capello è stato un grandissimo allenatore. No, ma io tornerei perché vorrei rivedere un certo allenatore che da questa città è stato cacciato, anzi, costretto a dimettersi, lo vorrei vedere magari quando magari chiede un centravanti e non gli portano Zamblera, tutto qui. Perché era un centravanti Zamblera? Era un centravanti. Apposta, dico, vorrei vedere di nuovo un allenatore che negli ultimi anni mi ha fatto divertire, il signor Luciano Spalletti, finalmente con una società vera. Io sono convinto che se ci fosse un progetto vero, che qualcuno andasse dal mister Spalletti e dire: mister, alla guardi, progetto vero, noi siamo una società seria, non siamo qua. Lei avrà carta bianca, se lei chiede un centravanti, mister, noi gli portiamo Zamblera. Se lei chiede un centrocampista, noi gli portiamo un parametro zero, uno scarto di qualcun altro a Ferragosto. Ti faccio una proposta, perché tu hai sempre in qualche modo, no, identificato l'ala contestatrice di questa società. Iniziamo subito a contestare pure gli americani per non farci mancare nulla. No. Io nel senso ma perite, dai. No, gli americani, figuriamoci, Max, io ho sta bottiglia in frigo da 10 anni, spero finalmente di poterla, anche perché io sono stufo, Massimiliano, di autotasparmi, quando tu stai sopra 4 anni. Che mi sono autotaspato e sto a casa purtroppo col mio abbonamento immacolato, perché il primo giorno rinnovo sempre il mio abbonamento, come faccio da oltre 30 anni, ma come tu sai, io fino a che quella signora sta lì non andrò più allo stadio. Spero di poter tornare a breve e ripeto, vorrei rivedere Luciano Spalletti. D'accordo, Marco, grazie della Cassia. Chiunque ha fatto che Boston Dream...